Allora, ragazzi, siamo qua nell'Aspromonte. Aspro veramente, giornatina un po' così così. Qui abbiamo il Tullio. Ciao ragazzi. Ciao. Si presenti. Ciao Carenza. E questa è l'accoglienza che abbiamo trovato quando siamo entrati. Poi abbiamo il zio Ciccio, come sempre. Questa non la conosco. Lui sì. Vado a dove? Già bravo, grande. Il numero uno. Ed è il numero uno. Vabbè, siamo qua per divertirci, per stare insieme con gli amici e niente. Naturalmente, sapete dove ci siamo noi? Se mangi. C'è festa. E c'è festa. A dopo ragazzi. Eccoci qua ragazzi. And the day is full of hope. So I just let him know. I was just wondering. I really like to see what's really good. I was just wondering. Barbecue. Salve. Veleno. Something tells me that I got my wish. My life is so related. Peacefulness. Salve. Ciao. Ecco che sono i pidoni che arrivano da Sicilia. I grandi signori. Che abbiamo qua la schiuma? Cappuccino. Come stai? Tutto bene. Lo sento ma non lo vedi, eh! Ho visto! Lo sento! Finalmente! Ciao Pedro! Come, tutto a posto? Yes! E questo è l'importante. Chi era? Prenditela! Mangiate ragazzi, mangiate! Dai. Beh, cominciamo! Io mi sacrifico, eh! Grazie.
buonissimo, buonissimo. E siamo giunti così alla fine di questo video. Come al solito i miei ringraziamenti vanno a chi ha organizzato l'evento, il primo evento, il primo Aspo Treffen. Devo fare i miei complimenti perché ho scoperto una parte della mia Calabria che ancora non avevo visto, anche se diciamo che l'Aspromonte in qualche modo l'ho visto, ma non questi posti, dove in ogni stagione è lo stesso posto, ma un posto diverso, per i colori che si vedono e tutto il resto. Sono rimasto veramente stupito, quindi consiglio a tutti, chi non c'è mai stato, di visitare l'Aspromonte. Adesso parliamo un po' dell'evento. L'evento è stato, come primo evento, niente da dire. Quindi ringrazio gli organizzatori, ma mi sa che l'ho già fatto. Comunque non fa male ringraziare, non fa male, non fanno male le belle parole. E quindi niente, ho avuto modo di rincontrare tanti amici che da un po' di tempo non vedevo. E niente, un motivo per stare insieme, vivere la propria passione, ridere, scherzare, mangiare, naturalmente, lo sapete, fa parte della convivialità, no? Il mangiare è quello che unisce tutti. Magari sulle parole ci possono essere anche discrepanze, però al mangiare siamo tutti riuniti a tavola, quindi niente, naturalmente l'anno prossimo voglio rivederlo, voglio riviverlo, perché mi è veramente piaciuto, veramente, veramente, veramente bello. Io cerco di documentare quello che è il mio pensiero, naturalmente. Io sono poi un amante della natura, quindi questi posti per me sono delle fiabe, delle favole. Poi viverlo con gli amici, fantastico. Niente, il tempo non è stato dei migliori, però come si dice, evento bagnato, evento fortunato, no? Quindi i prossimi saranno sicuramente il top del top. Quindi ragazzi, io adesso vi saluto, vi lascio al resto delle foto, il silenzio. Vi raccomando solo una cosa, quello che raccomando sempre: prudenza, prudenza, prudenza. Dovrei fare un altro ringraziamento, vedi che mi stavo dimenticando. Ringrazio come sempre Alessandro, che ormai sta diventando il mio fotografo ufficiale. Niente Ale, io ti ringrazio. Ti ringrazio, non riesco più a dire altro adesso. Grazie Alessandro, eccolo qua. E niente, dai ragazzi, ci becchiamo alla prossima. Finito di vedere il video, tranquilli. Ciao. Also far from growing up, sometimes I was so messed up and didn't have a clue. I am waiting, no one over, I reread just for you. I've got your name written here in a rose tattoo, in a rose tattoo, in a rose tattoo. I've got your name written here in a rose tattoo. This one's from 96. Sacrifice.